Oggi apriamo lo Zander, finalmente una giornata di sole dopo settimane di acqua. E apriamo lo Zander, diciamo più sano, che ha già tre casse una sopra l'altra. Quindi sotto una cassa di covata, la seconda anche, covata e miele. Miele si può trovare anche nelle prime due e la terza dovrebbe essere solo di miele. Nel mezzo, tra la seconda e la terza, c'è una rete che non lascia passare la regina in modo tale che non vada a deporre uova sopra. Andiamo a vedere quanti favi hanno costruito e quanto miele c'è. Se non sbaglio, questa la settimana scorsa non c'era, è tutta cera nuova. Per ora non vedo miele, ma direi che stanno costruendo. Le api sono molto agitate oggi perché finalmente riescono a fare voli di bottinamento, visto che il tempo è bello. Questo è già più pesante, quindi mi immagino che ci sia miele. E infatti, come vedete, non so da questa parte, di qua lo vedete di sicuro, questa parte più bassa, diciamo vicino alla mia mano, la giallogna, la biancastra, è tutto miele. Questo è pieno di api operaio e pochi fuchi che abbiamo appena visto uscire, forse in cerca della loro regina. Vedete, qui il miele è già sigillato. Ci sono celle di diversa dimensione, più grandi e più piccole. Come dicevamo, quelle più grandi sono per i fuchi. Ma teoricamente in questa cassa qua dovrebbe esserci solo miele. Di modo tale da facilitarci il lavoro quando poi andremo a toglierlo e non rischiare di trovarci in mezzo larve, uova o pupe. Qui c'è un drone, un'ape operaio che sta trasportando un drone morto fuori dall'arnia. Un fuco. Drone è la parola inglese. Qui anche in cima vediamo del miele, esatto, sia da un lato che dall'altro. E non so se da questo lato si vede, le api con la, diciamo, la testa rivolta dentro le celle significa che stanno mangiando o stanno portando nettare. Qui comincia un po' di nettare, ma miele non ce n'è, da questo lato un po' di più. D'altronde ha fatto due settimane di pioggia e freddo, quindi non avranno fatto voli di bottinamento. Ciao Apina! Questa è un po' più pesante e infatti c'è un pochino più di miele. Speriamo che oggi facciano incetta. Teoricamente, se poi ci rendiamo conto che qui non c'è covata, la prossima volta che ispezioniamo sarà più semplice perché togliamo direttamente tutta la cassa e cominciamo a ispezionare dalla seconda. Altrimenti quest'arnia è molto faticosa da ispezionare perché sono 10 telai per 3 casse, quindi 30. Qui c'è molto più miele, comincia un po' di nettare sotto, il favo è praticamente tutto costruito, molto bene. Hanno propolizzato tutto, quindi utilizzo questo strumento per staccare i telai l'uno dall'altro. Questo è molto pesante e infatti è carico di miele. Vediamo come lo vedete voi di qua. Eh sì, tutte celle sigillate piene di miele. E qui soprattutto api operaie. Beh, i fuchi in una giornata così ne approfittano per andare in cerca della regina e trasmettere il loro patrimonio genetico. Bene, anche qui. Bene, mi sembrano indaffarate a costruire e a portare polline. E qui c'è un favo piccolissimo che hanno cominciato a costruire e vedremo nelle prossime settimane a che punto saranno arrivate alla costruzione. Questa è proprio cera fresca perché è molto bianca. Quando la cera è scura invece significa che è vecchiotta. Bene, adesso possiamo passare alla cassa sottostante, in cui speriamo di vedere nuove larve o uova o pupe.